Ciao amici, io oggi pensavo di aver fatto il mio video di oggi, ma non è vero, in confronto questo sarà molto più bello perché siamo andate all'Oplago io, Eli, eccola qua, che è la mamma di Vanessa, l'amica di Nathalie che vi tanto ormai la conoscete, a Vanessa, e siamo capitate qua all'Oplago. Musica dal vivo, estate praticamente, un'atmosfera bellissima. Dove andiamo noi? Ma come boh? All'Oplago. Dove ci stanno le alghe, scogli? Per niente, zero alghe, zero scogli. Scogli proprio zero, dai. Questa è quella di Coraleco. Quella che piace a lei, che dice lei, ovviamente, sono proprio le dune di Coraleco, dove c'è l'hotel Riu. Però mo in bici al volo si va qua. No, non credo che farà il bagno. Nathalie vuole già contrattare per fare il bagno. Che carina l'atmosfera che c'è qui, sempre. To tremble and fall. Stand by me, oh, stand by me. Arrivo! Sto gelato. Questo sarebbe gennaio qua, poi uno si chiede perché è bello vivere alle Canarie, ma voi ditemi un gennaio così. She got away. Sunshine when she's gone. When she's gone, she's always gone too long. Anytime she goes away. Ma che bravo! Ragazzi, a chi la vita è sbonita. Oh,
Ragazzi, io penso che non ci sia proprio bisogno di dirlo che oggi c'è un'atmosfera favolosa. Eh sì, ditemi in Europa dove si sta così oggi 23 gennaio. Io sono innamorata di questa isola sempre di più, amici. Lo dico con tutto il cuore. Da quando sono qua ne ho passate tante, avventure, disavventure, amicizie, delusioni. Ne avete sentite un po' se mi seguite. Ma io sono sempre più innamorata di questo luogo. Ci vivo veramente bene e soltanto guardarmi intorno a me mi tratta l'alma, mi cura l'anima. Lei è la mia amica Ellie, mamma di Vanessa, la migliore amica di Natalia, te la presento. Ciao! Ti sto portando lo smoothie! Quasi, sei bravissima! Va bene se noi grandi ci sediamo lì al tavolo? Gennaio, ragazzi, cioè, si sta veramente troppo bene. Natalia è troppo felice. Passalo là, sul turchese. L'atmosfera, io quando dico andiamo all'Oplago di spiaggia, ma c'è un motivo se adoro questo posto, c'è sempre un'atmosfera bellissima e c'è pure tanta gente, ragazzi, non so se notate, ma è veramente bello pieno. È gennaio comunque e vuoto non è proprio, gli inglesi comunque la riempiono sempre Fuerteventura, perché diciamocelo qua, so tutti inglesi, tutti proprio, forse a parte me e la mia amica russa. Is there something else you're searching for? There's something as you search for. From the very first time I rest my eyes on you, girl, my heart's had fallen through. They're drinking my beer. Well, it's okay, I'm taking the tips. Yeah. Uh-oh. We're okay with the Il tema della birra è molto sentito qua. For your love. I don't wanna wait in vain. Your love is there. Where is my love? She's coming tomorrow. I got my girlfriend flying tomorrow. So tonight I can do anything I want. Il cantante ci prova con la qualunque, la butta là. From the very first time again I rest my eyes on you, girl. My heart's a falling through. Pray for your love. I don't wanna wait in vain for your love.
really good vibes in Fuerteventura. Non c'è una faccia che non è rilassata e contenta qua. Questo intorno, come lo chiamano gli spagnoli, fa tanto. È arrivato il rapper. Cioè, ma dai, è troppo forte. Il cantante è simpatico, bravo, soprattutto, guarda, bravo a cantare, ma alla chitarra è veramente bravo e un sacco di gente prende, si butta e canta, è bellissimo, il mare è stupendo, guardate, non so, a gennaio, guardate come si sta qui, che dire? Bla 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 gli piace un sacco a lui. Quando non le sa fa bla bla bla, però è bravo, tipo, si può accettare, vero? Il momento della musica pura dal vivo, così proprio dal produttore al consumatore è finito, ora siamo passati a Despacito, comunque veramente bello. Ho voglia di fare castelli di sabbia con te, mamma. Adesso qualcosa facciamo. Ma una cosetta al bar, perché devo dire la verità, adesso è bellissimo, ma vagamente, vagamente comincia a rinfrescare. Per carità, si sta ancora bene così, eh. Natalia sta in costume e non ne vuole sapere di mettersi qualcosa addosso. È una giornata veramente meravigliosa, meravigliosa. Niente, spero di avervi fatto godere un pizzico dell'atmosfera. Mi giro, mare alle spalle, che si respira qua. E di aver fatto capire anche a quelli più scettici il motivo del perché io amo troppo vivere qua.